Esattamente, 20 errori in attacco. Traballando anche la realizzazione ultimamente, palla corta di Erwin Gapetti che prova a togliere Lucarelli dall'attacco, dietro Gabi Garcia, volato nei 2 centimetri da Giovanni Leal a 1, 20-14, e questo cratere di Giovanni Leal probabilmente è il punto che sigilla il successo di Modena sul 20-14 del quarto set. Erwin Gapetti. Max, si può fare male. Viene la via, sperti ad una mano! Che è stata questa di Riccardo Sbertoli. Hai ragione, è un gran gesto tecnico, però una volta che la palla è scontata che può andare fondamentalmente solo al centro, qui non troviamo il... Avanti, 5. Eh sì, ha fatto una gran cosa Ciannelli. E va bene, si è preparata ad invitare il pubblico ad applaudire un colpo straordinario di Ciannelli. Porta a Plotinski a quota 17 punti personali, 18 per... Parte Yuki Ishikawa, spinga forte, Gapet contiene, Brunini a cercare Leal, il muro, la difesa di Pesaresi, Porro a cercare Giacchi, sul muro di Modena che può rigiocarla, arriva Gapet, la giocata di Irving Gapet! 8-11 e la non giocata di Giacchi che non è riuscito a fare punto in questo break, potrebbe essere un punto determinante questo. Provare anche nuove soluzioni sul potere di 9-6. Adesso vediamo dove va Bruno, va da Gapet, una palla difficilissima perché ce l'aveva quasi dietro la schiena. Che gesto tecnico! Bravissimo Gapet, bravissimo Bruno, ma un po' il muro di Ishikawa non troppo. Si va al tie break, si inizia quinto set con Micheletto al servizio. Tiene la ricezione lì Piacenza, Brisar chiama Russell, il migliore dei suoi finora, la copertura Sbertoli per Kaczynski. Cosa abbiamo visto? Che masterclass, mamma mia, riesce a far sparire il pallone, ha fatto sparire il pallone e completamente il muro di Piacenza, mamma, e Kaczynski ha attaccato in questo caso 9-7, il numero 9 in battuta, Gapet in mano a Giacchi, Porro proprio per Giacchi che picchia forte la pipe, fa un buco nel campo di Modena, 10-7. Bravo Paolino Porro che vede saltare il primo tempo. Sardo in mano, già senza chiudere il contatto di Simone, senza muro perché Gabi c'è Simone a rischiare al centro della rete il tentativo di muro dei attenzione davvero perché Piacenza vuole schiacciare davvero sull'acceleratore, la via senza muro. Cosa ha fatto Bertoli? Ha chiamato la via, lo ha fatto nel riscaldamento. Assolutamente, un colpo da riscaldamento, probabilmente Piacenza ha scelto di andare ad opzione centrale, vedete Retine, già da prima sta trovando... Leon. Niente male il servizio di Paranovic. Esatto, caro Lorenzo. Qui vediamo cosa fanno i gialloblu con Gapet che picchia forte sulle mani del muro, la tiene viva Milano. Porro sceglie Ishikawa, cerca una rigiocata e la trova. Porro ancora per il giapponese che stringe la diagonale. Mamma mia che palla che ha tirato Yuki Ishikawa. Mamma mia, pazzesco veramente. Questo è lo spettacolo dei playoff. Incredibile palla con un muro piazzatissimo, ma che quella di Lollo Bernardi. Zenger in una qualche maniera, poi il palleggio di Lavia e il pallone fermato, grande difesa di Brisar, attenzione, mette giù il pallone, ma che un punto epico per quello che riguarda Piacenza, soprattutto per la grande difesa di Brisar, che è tuffato come se stesse salvando una vita. Grande giocata di Brisar, grandissima giocata.
Carica il pallone, il nastro a smorzare, Sbertoli chiama in causa Micheletto che l'appoggia e non chiude, il palleggio di Holt per Russell! Vince Russell! Questa è una, palla nata da Penn State, entrambi i giocatori arrivano dall'università di Penn State, americani, compagni di squadra in nazionale. Guarda qui, extra rotazione. In aria per una mezz'oretta Leon. E c'è nuovo vantaggio Perugia, 16-15. Ingapet. Eccolo qui Ingapet che picchia forte Ishikawa, in qualche modo la tiene. Poi Pesaresi, bagger lungo sempre per Ishikawa, che buca il muro a tre. Trova un punto impossibile. Leal veramente stupito da, detto, ma dove è passata questa palla? Non lo sa neanche lui. Non lo sa neanche lui. Vediamo adesso. È passata fra lui. Qui c'è da fare letteralmente l'impresa il 10 di aprile. Ma godiamoci questo quinto set. Viene Zenger sul servizio di Stern, Sbertoli per Kaczynski, la copertura di Zenger. Sbertoli ancora per Kaczynski! Mamma mia, Simone Sbertoli, ma che giocatore! Grande giocatore Riccardo Sbertoli, giocatore che l'anno scorso è andato benissimo a Milano, poi davvero ha fatto un salto. Ha alzato ulteriormente la qualità tecniche per giocare a questi livelli. È importante. Al momento sì! Carica ancora il pallone, tiene Zenger, deve correre Sbertoli, grande apertura per Navia che però viene fermato da un grande muro. Aveva fatto una bella giocata Sbertoli, ma il muro stavolta di Piacenza l'ha messo molto bene. Una Eccolo bella qua. Giocata, ma una palla troppo corta, rimane un filo corta e Holt salta bene, fermo, con forza. Alla fine la chiude Matthew Anderson, stringe i pugni Gerbich perché un cambio particolare, davvero molto particolare. Sembrava che a un certo punto il sistema potesse chiuderlo, lo scambio a proprio favore. Squadra difficile da demolire, picchia ancora forte Brizard per Russell che spinge il pallone, poi forse c'è un doppio tocco. Protesta il pubblico, anche Piacenza, vediamo se mette giù il pallone Stern, Zenger per Kaczynski, la grande difesa di Brizard ci arriva, poi Catania per Stern, la difesa Mamma di Sbertoli, cosa stiamo vedendo, poi la via ancora, la difesa dei 9 metri di Brizard, ancora la copertura di Holt, Catania in bagger per Russell! E Piacenza porta a casa questo punto! È il punto più lungo dell'anno, il punto più sofferto! Mamma mia che azione, ma che intelligenza da parte del campo di Piacenza! Riesce a portare a casa questo punto, che era fondamentale! Tutti a volare sul pallone da una parte e dall'altra! E poi... Catania, Brizard spinge in posto 4 per Recine che non chiude, poi la via si improvvisa palleggiatore per Micheletto che non passa, ancora Brizard per Recine, la copertura ancora di Scanferlo, poi attenzione, si improvvisa schiacciatore Brizard che non chiude, palla alta, finali ancora Brizard per Recine, va giù! E viene giù il palazzetto! E viene giù il palazzetto, è un punto clamoroso di Recine, infinito!
comunque vada tanto di cappello più attento stasera, che se l'è giocata davvero a darmi pari contro questa Ita Trentino Volley. Partita pazzesca, l'abbiamo detto prima.